Meravigliosi 3 giorni, siamo appunto alla terza edizione di Apri Fest, quest'anno 19, 20 e 21 luglio. Di solito dedichiamo il penultimo weekend di luglio a questo evento fantastico che sta crescendo sempre di più. Dietro agli Apri ci sono dei ragazzi giovanissimi che stanno lanciando anche gli Apri sui social, la grafica, ne curano i dettagli. Cosa ne viene da questo? La valorizzazione sicuramente di un centro nebroideo che ha uno scrigno straordinario dal punto di vista artistico-culturale, quindi miriamo attraverso questo evento a promuovere Naso, la città di Naso, che ha un patrimonio al suo interno che è da conoscere. Quest'anno anche un quid in più, gli Apri Food, infatti le specialità enogastronomiche, abbiamo anche degli stand qua con degli operatori economici locali che proporranno delle delizie. Sui nostri balconi, ecco la bellissima idea del Apri Festival, è proprio che i nostri balconi si animano, diventa musica ovunque. Abbiamo scelto vari generi musicali tra i vari artisti che sono straordinari, personaggi di spicco: stasera Willy Peyote, domani sera Santino Cardamone e il 21 chiuderemo con Brusco. Quindi partiremo dal reggae, passando anche dal folk, avremo anche laboratori di gruppi folcloristici e i nostri balconi permetteranno, per quanto sembri semplice l'idea di far esibire dei balconi, in effetti la complicazione c'è, perché un artista non ha più l'impatto vicino appunto con il pubblico, quindi c'è una piccola distanza e poi lo spazio è sempre limitato. Però gli artisti fino ad ora che abbiamo invitato hanno ben accolto questa idea anche strampalata sui generis, ma ci stiamo distinguendo anche per gli Apri Fest con i balconi musicali, quindi vi invitiamo a partecipare 19, 20 e 21 luglio a Naso. Approfondiamo qualcosa riguardo il food, quali eccellenze vediamo in questi stand? Allora, partiamo soprattutto da quelli che sono gli allevamenti che sono nelle nostre zone, passiamo anche poi sul dolce, avremo il cannolo siciliano, ma anche in quello la peculiarità nel realizzare la stessa pasta, l'ingrediente, la ricotta da allevamenti selezionati. Avremo la calia e i nostri caliari, mastri caliari, che sono proprio nasitani, e tra poco scopriremo anche questa eccellenza, non tanto per la coltivazione ma sulla produzione. Miriamo proprio sulla produzione perché è un'esperienza centenaria che ha a Naso, perché la calia va anche oltre lo stretto e ormai ci conoscono ovunque grazie anche alla Galia. La Galia, l'olio e il vino. Allora, sono 3 giorni di festa, di bellezza, tutti siete invitati e tutti i visitatori che oggi già sono qui presenti per questa giornata di apertura stanno già ammirando le nostre bellezze, le nostre bellezze artistiche, le nostre chiese, i nostri musei, i nostri balconi, il nostro centro storico con questi palazzi antichi che fanno da cornice ad un evento importante che rappresenta l'apertura di tutte queste degli eventi festivi del mese di luglio e di agosto, che quasi ogni sera ci accompagneranno fino alla fine della nostra estate per rallegrare sia i nostri concittadini ma soprattutto i tantissimi turisti che in questi giorni e in queste settimane visiteranno Naso. E dal via questo grande evento a Naso, ma come nasce questa idea? Questa idea nasce dal pensiero che legava da tanti anni l'assessore Rosita Ferrarotto, che si è sempre spesa per organizzare eventi che siano di attrattiva sia ai minori che alle famiglie e ai ragazzi più giovani. Ci saranno tanti cantanti che si esibiranno, ci saranno i ragazzi che riempiranno le piazze, per noi già è un grande successo. Sono appena arrivato, ma è tutto molto bello, grande accoglienza, posto meraviglioso, quindi sono contento. Io quando vengo in Sicilia sono sempre contento, quindi mi godrò la serata. Come nasce professionalmente Willy Peyote?
Ah beh, qui si va indietro nel tempo a anni ormai passati, non mi ricordo quasi più, no, comunque io ho sempre scritto, in realtà vengo da una famiglia di musicisti, da quando sono adolescente scrivo e poi qualcuno si è accorto e ha cominciato ad ascoltare, quindi da lì in poi è andato tutto in discesa. Parliamo di Naso, di questo borgo, cosa ne pensa? Guarda, devo ancora ambientarmi, sono appena arrivato, però al momento quello che penso è che è appunto una grande accoglienza, mi sono sentito subito nel posto giusto, quindi per adesso è solo l'inizio, ma è partito molto bene. Così è importante, ti dirò di più.